forte assenza, sono in campo e c'è una squadra di lungo, poi si è rivisto superiore. Sì, logicamente sono un po' fuori ritmo, mi è mancato tanto il campo e ringrazio i ragazzi che mi hanno aiutato un pochettino, ogni tanto mi imbarcavo e cercherò di riprendermi al più presto, la partita è finita in crescendo, sono fiducioso e contento. Dove non sei arrivato con le schiacciate, comunque sei arrivato con i muri, 5 alla fine, sembrava che tu ce l'avessi proprio con il povero Raffaele. No, finalmente sono riuscito a prendere bene il tempo a muro, cosa che di solito faccio fatica a fare, ci sto mettendo un pochettino di attenzione e quindi dai, è andata bene. Senti, si apre un periodo piuttosto tosto adesso, quello che cominciare con la partita di Milano, che sarà anche la vostra avversaria nei quarti di Coppa Italia. Sì, periodo tosto, ma tanto ormai lo sappiamo che la pallavolo non si ferma mai neanche sotto le feste, quindi adesso smaltiamo sti panettoni dolci della Befana e entriamo in pieno ritmo nel tour de force delle partite, a partire da Milano dove ci sarà un bel pienone, quindi per fortuna adesso abbiamo comunque una settimana per prepararla. Un'occhiata alla classifica che con la vittoria di Trento su Perugia si è un tantino accorciata. Sì, tutti possono vincere con tutti e tutti possono perdere con tutti, una frase del cazzo, però vabbè, mi è uscita così. Infatti adesso stiamo guardando Verona che sta sopra il terzo set, quindi contro Civitanova, quindi è sintomo del fatto che comunque il campionato italiano sta bene, le squadre sono forti, sono equilibrate, quindi ne giova sicuramente lo spettacolo.